Marina, proprio in funzione di quello, abbiamo ancora qualche minuto, vogliamo dedicare sotto queste immagini che vanno in onda, se ci vuoi dire un po' di questo progetto Beh, anche del Philadelphia. questo è un progetto che è nato dal lavoro di un architetto che lavora in uno studio internazionale a Valencia, in Spagna. Lui ovviamente è un tifosissimo Granata di Torino e a titolo assolutamente gratuito ha voluto donare questa ipotesi di ricostruzione dello stadio Filadelfia, che ovviamente può piacere e non può piacere, nel senso che questa è veramente una visione che lascia alle spalle, è un omaggio al Fila. Questo architetto non crede nel ricostruire il Fila simile a quello che era, anche perché con tutti i cambiamenti che sarebbero indispensabili per le nuove normative, il Fila com'era non è più assolutamente fattibile. Ovviamente a me è un progetto che piace moltissimo perché è una cittadella veramente granata con dentro il museo, la sede sociale, ovviamente gli spogliatoi, palestre, uno spazio dedicato agli anziani, uno spazio dedicato ai bambini, uno spazio per la foresteria, per la scuola calcio, poi vabbè il Toro Store, il Toro Point, un bar, una birreria granata, eccetera. Però lo scopo di questo progetto è sostanzialmente uno, far vedere che il Philadelphia è assolutamente ricostruibile con una spesa contenuta, perché questo progetto è quotato intorno ai 10 milioni di euro, quindi non una cifra assoluta, l'ha fatto un architetto, non ho fatto io i Non conti. bastano. Le ha quotati sia un architetto che le ha rivisti anche un consulente finanziario per rifare il conteggio dei conti basandosi anche Vabbè, sui questo poi è conti una italiani. cosa che il progetto poi. E soprattutto questo progetto dimostra che con 1500 metri quadri, meno di 1500 metri quadri dedicati agli spazi commerciali, il Fila si mantiene sia come gestione ordinaria sia come manutenzione straordinaria nel tempo. I soggetti che dovrebbero contribuire a questa realizzazione in realtà sono stati individuati da quelli istituzionali che sono ovviamente Comune, Provincia e Regione, che sono quelli che hanno già fatto o delle delibere o delle promesse, e il Torino che può entrare in qualità di finanziatore piuttosto che esclusivamente a livello di affittuario Affittuari. per la gestione. Questo non vuole essere il progetto No, per il può Fila. essere un'idea Questo avveniristica, è un oltretutto. progetto, devo Ho dire visto che che ogni porta d'ingresso reca il nome di un giocatore del Grande sì, Torino, ci sono cioè ovviamente. ingresso Commenti, Mazzola, Ci ogni ingresso ha sono un nome. ovviamente dei ricovi, in tribuna si prevedono 31 posti sempre vuoti, ognuno con il nome di ogni caduto di Superga. Volevo solo dire che appunto questo non vuole essere il progetto, questo vuole essere un progetto. A me piace tantissimo. Se ci sarà. Perché per il momento ho visto solo questo. Certo. Se ci sarà un progetto che mi convincerà di più, io appoggerò quell'altro progetto. Cioè, Sì, non per è che me qui. l'importante, cioè facciamolo di criptonite, di marmo, di plexiglass, facciamolo. Cioè, noi abbiamo bisogno di una casa e non c'è bisogno appunto di svendere ulteriormente spazi commerciali per farla. Bene, ok, è stato abbastanza esauriente. Abbiamo visto. Ci manca il tempo, mamma mia quanto ci manca il È già tempo, finito. pubblicità.